Buonasera a tutti. Ali Rosa, l'associazione ha già condiviso la nostra diretta, condividetela tutti, adesso corro a condividerla anch'io sulla mia pagina così la troviamo più facilmente. Diana, come stai? Tutto bene. Ci salutano già. Ciao Andrea, ciao Aurora. Vedo che siete carichi per oggi. Sembrate carichi. Allora, la lezione di oggi arriva al momento focus, il momento parlato della Il lezione. momento super quark. Introduciamo la lezione. Oggi la lezione abbiamo deciso di con Diana di dargli questo titolo, esercizi per i muscoli dell'anca, che non è una lezione che riguarderà solo l'anca, ovviamente, come state imparando, insomma, perché il Pilates allena tutto il corpo, ma avrà questo focus oggi qualche esercizio più particolare, qualche posizione un po' più strana. Per posizione non intendiamo quelle del Kama Sutra, anche se volendo chi fa Pilates potrebbe riuscirci, ma quello è Decisamente. un altro discorso. Nell'articolazione dell'anca, come tutte le articolazioni, c'è la cartilagine, che è un tessuto resistente ed elastico che permette quindi lo scorrimento tra le ossa, no? Questa articolazione, come tutte le altre, se viene sottoposta a prolungate sollecitazioni, oppure se si è in sovrappeso o si assumono posture scorrette per molto tempo, questa cartilagine che c'è all'interno dell'articolazione si usura, si consuma. Consumandosi la cartilagine, dà luogo a dei processi degenerativi. Quindi è così che nasce l'artrosi o la coxartrosi, purtroppo. Oltre al dolore, l'artrosi comporta anche delle limitazioni funzionali, quindi nel movimento, non si cammina più bene, non si riesce ad alzare la gamba, ci sono tante altre difficoltà. Quindi bisogna intervenire correggendo la postura, aumentando l'ossigenazione e l'elasticità dei tessuti, migliorando l'equilibrio, no? Per diminuire il rischio delle cadute e recuperando la mobilità articolare e quindi il movimento. Tutto questo è possibile grazie a queste sette lettere al Pilates. Il Pilates, badiamo bene, non interrompe il processo dell'artrosi, ma ritarda la sua evoluzione, cioè e migliora soprattutto che, la funzionalità motoria, quindi migliora il movimento. Che è sicuramente qualcosa di positivo, no? Incide positivamente sulla qualità della vita per chi soffre di artrosi all'anca. Quindi oggi vi abbiamo fatto vedere, vi abbiamo spiegato un altro aspetto del Pilates che è proprio questo, interviene su questa articolazione. Quindi l'artrosi dell'anca e la coxartrosi. Vedo che sono arrivati anche gli altri, Giovanna, abbiamo anche la maestra di danza, Lia Molinaro, siamo molto contenti di averla nel nostro club. Lorella, Fernanda, saluta tutti. Giusy Mauro, Davide, la presidente della CSAIN, Cosenza, Franca Ferrami, Adriana con la panza è arrivata. Paola. Fateci sapere come sempre se sentite la musica, se ci sentite Federica c'è bene. anche, bene, bene, bene. Tutti a fare Pilates. Tra un minuto iniziamo. Anna pure è arrivata pure. È Ciao appena Anna. arrivata Anna. Diana, oggi hai poche parole. Come mai, Diana? Perché non capisco se si sente o meno la musica, perché io la sento bloccata, però non so se loro la stanno sentendo. Quindi l'audio va bene, l'audio, il video. Penso di sì perché ancora non ha nessuno ha detto niente. Ciao Fatina e ciao generale invisibile, dice Lorella. Sì, ormai mi ha fatto fuori, Cassarino mi ha Sì. fatto fuori ormai. Al posto Solo di con la Francesca voce. c'è il pupazzo. Fatina,
Penso vada tutto bene comunque, dato che appunto nessuno dice niente. Sì, direi che possiamo iniziare, Diana. Sono le 17:02, intanto che si sistemi andiamo. Ah, Aurora dice che la musica non si sente. Ah, ecco, era il mio dubbio, infatti perché non la sentivo più nemmeno io. La alziamo poco poco se dovesse diventare troppo alta. Fatecelo sapere. Massimo scrive pioggia anche oggi, purtroppo sì, purtroppo sì. Lui dice e vai. Non so se un e vai ironico oppure se lui è felice della pioggia. Noi non siamo felici per Noi niente. no. Ok. Va bene, Cassarino, puoi andare, io la chiamo anche per cognome, come voi sapete, io chiamo tutti per cognome, adesso anche Cassarino per cognome. Giusto, così imparate il mio cognome pure. Allora, iniziamo e ci stendiamo giù sul tappetino, molto lentamente. Allora, braccio lungo il corpo, gambe piegate, tutte piegate, e portiamo sulla gamba destra. Da qua, rilassando il corpo, per ora ci stiamo solo scaldando, muoviamo il ginocchio destro, la gamba destra. Quindi mantenendo la gamba piegata, prendiamo aria, fuori aria, apriamo verso l'esterno, andiamo leggermente in avanti e ritorniamo su. Quindi facciamo un piccolo cerchio con la nostra gamba destra. Prendiamo aria, saliamo, fuori aria, apriamo. Mentre ruotiamo con la gamba destra, manteniamo la gamba sinistra ferma, le spalle del braccio morbide. Iniziamo a sentire l'addome attivo. E i glutei ben poggiati sul tappetino. Fuori aria, apriamo, prendiamo aria, chiudiamo. Cambiamo verso il cerchio, sempre gamba piegata, quindi senza muoverla. Apriamo verso l'esterno e chiudiamo. Fuori aria, scendiamo. Prendiamo aria, apriamo. Un piccolo movimento, non serve per ora andare con movimenti molto grandi. Riscaldiamo un po' la zona che andremo ad allenare. Prendiamo la gamba, la poggiamo giù, la rilassiamo a terra e ripetiamo con la gamba sinistra. Quindi fuori aria, apriamo verso l'esterno mentre la gamba destra spinge a terra con il piede. Prendiamo aria e risaliamo. Fuori aria, apriamo, prendiamo aria. È normale se sentiamo qualche piccolo rumore qua proprio a livello dell'anima. Tutto a posto. Ancora fuori aria, prendiamo aria e chiudiamo, l'ultimo, e invertiamo il verso del cerchio. Fuori aria, scendiamo, prendiamo aria, apriamo, richiudiamo. Rilassiamo le spalle, rilassiamo la gola, lo sguardo al soffitto. Io ruoto un po' la testa per controllare che la diretta vada bene. Ancora due. Fuori aria giù, prendiamo aria su un altro, manteniamo sulla gamba, portiamo su anche la gamba destra, mani sulle ginocchia e da qua fuori aria spingiamo con le mani verso il basso senza spingere troppo, una piccola pressione, andiamo in avanti, richiudiamo le gambe e le riportiamo al petto. Fuori aria leggermente verso il basso, ci cioè aiutiamo poco poco con le mani e con le braccia per aumentare un po' la nostra apertura e richiudiamo in avanti. Fuori aria, prendiamo aria, ancora due, l'ultimo, mani sotto le ginocchia, prendiamo aria, fuori aria, portiamo le gambe avanti, curviamo la schiena. E saliamo su. Allora, esploriamo un po' la posizione che terremo abbondantemente per la lezione di oggi, quasi tutta la lezione di oggi. Portiamo le piante dei piedi unite, talloni uniti, le ginocchia divaricate verso l'esterno, quanto riusciamo, anche se siamo qua, anche se siamo più giù. I talloni non sono proprio attaccati al bacino, li lasciamo scivolare un po' in avanti.
in una posizione abbastanza comoda. Da qua, le mani sulle caviglie, prendiamo aria, fuori aria, scendiamo un po' giù con la schiena, fuori aria, scendiamo, prendiamo aria e risaliamo su una sola volta. Manteniamo le ginocchia che spingono verso il basso e risaliamo. Di quanto riusciamo, ci stiamo ancora riscaldando, quindi non serve che proprio andiamo a fare stretching intenso. Muoviamo solo un po' la schiena mentre le nostre gambe si abituano a questa posizione. Fuori aria, giù, curviamo la schiena, prendiamo aria, saliamo. Ancora due. Fuori aria. Prendiamo aria, l'ultimo. Lentamente risaliamo su. Quindi manteniamo questa posizione delle gambe, faccio un po' in avanti, il peso sui nostri glutei, sugli ischi, precisamente queste ossa che sentiamo puntare giù. Portiamo le braccia in avanti, i talloni spingono verso il basso, le ginocchia spingono leggermente verso il pavimento, braccia in avanti, spalle giù, prendiamo aria. Fuori aria, ruotiamo dal bacino, quindi i glutei scivolano avanti e come abbiamo fatto prima, curviamo la schiena, andiamo un po' verso dietro. Senza scendere troppo, manteniamo la schiena tonda, lo sguardo verso il bacino, le ginocchia spingono verso il basso, prendiamo aria. Fuori aria, risaliamo su, ci tuffiamo dalla testa, riportiamo il peso sui glutei e pushiamo su con la testa verso l'alto. Prendiamo aria, fuori aria giù. Addome stretto dentro, lo sguardo va verso il bacino, spalle giù, prendiamo aria, fuori aria ancora saliamo, dalla testa, una sola volta, schiena dritta, spalle giù, fuori aria, nuovo scendiamo. Mentre la schiena scende verso dietro, le ginocchia spingono verso il basso, le piante dei piedi rimangono unite. Prendiamo aria, di nuovo saliamo. Una sola volta su, ancora uno, fuori aria giù, prendiamo aria, risaliamo e da qua cambiamo un po' il movimento, un po' la risalita. Quindi come abbiamo fatto adesso, scendiamo dal bacino, curviamo tutta la schiena, lo sguardo al bacino e da qua prendiamo aria mantenendo la schiena ferma in questa aria, andiamo in avanti, quindi le mani vanno verso il pavimento e lo sguardo rimane verso il bacino, quindi ci curviamo anche in avanti. Prendiamo aria, risaliamo su, raddrizziamo qua la schiena e ripetiamo. Quindi fuori aria, scendiamo, schiena tonda, facendo partire il movimento, quindi da qua dalle anche, andiamo in avanti, addome dentro, la schiena tonda, ci curviamo in avanti. Prendiamo aria, risaliamo, ancora due, spalle giù, fuori aria, ginocchio che spingono verso il basso, non chiudiamo le gambe, risaliamo, qualsiasi apertura che abbiamo di gambe va bene. L'ultimo, prendiamo aria, fuori aria, giù, e di nuovo andiamo in avanti, risaliamo. E da qua cambiamo ancora un po' il movimento, mantenendo sempre le gambe in questa apertura. C'è chi la chiama farfalla, c'è chi la chiama diamante. Adesso manteniamo la nostra schiena rigida, ferma, come se fossimo appoggiati proprio allo schienale di una sedia dietro di noi. Quindi con le braccia che si allungano in avanti, prendiamo aria e stavolta andiamo verso dietro, sentendo proprio più il lavoro dei muscoli dietro la schiena. Fuori aria e torniamo al centro. Prendiamo aria, piccolo di quanto riusciamo, mantenendo le gambe ferme, quindi senza muoverci e perdere tutta la posizione. Prendiamo aria verso dietro, il petto come se andasse verso l'alto, le braccia tese in avanti, fuori aria e risaliamo. Ancora dietro, attiviamo i muscoli della schiena. Fuori aria, sentiamo anche l'addome lavorare, torniamo al centro con l'appoggio sempre sui glutei e sugli ischi, queste ossa che mimo proprio come puntano sul tappetino. Ne facciamo ancora tre,
Prendiamo aria dietro, fuori aria avanti, ancora due, pensiamo al petto che va verso l'alto, la testa lunga verso il soffitto, fuori aria, l'ultimo, prendiamo aria dietro, fuori aria, ritorniamo in avanti. Da qua, gambe, l'ho detto, sempre bloccate qui, curviamo di nuovo la schiena, quindi dal bacino curviamo, addome, ritorna verso il nostro bacino. Prendiamo aria, mantenendo la posizione, fuori aria, ruotiamo petto e le nostre mani verso destra, mantenendo le ginocchia che spingono giù, prendiamo aria, torniamo al centro, fuori aria, andiamo dall'altra parte, spalle giù, ruotiamo il petto e lo sguardo. Adriana, Prendiamo aria. magari non scendere troppo indietro, Sì, non controlla. serve. Non serve essere troppo giù, una leggera curva. Fuori aria, ruotiamo. Prendiamo aria, centro. Ancora fuori aria, ruotiamo, mantenendo lo sguardo sempre tra le nostre mani. Quindi controlliamo che non siano solo le braccia che si muovono mentre il nostro sguardo da un'altra parte, ma si muove tutto assieme. Fuori aria. Ne facciamo ancora quattro. Sentiamo lavorare adesso anche gli obliqui dell'addome. Ancora tre. Prendiamo aria, centro, fuori aria, due. Piante dei piedi uniti, del ginocchio sbagliate. L'ultimo. Da qua resistiamo ancora un po', ruotiamo verso destra, manteniamo questa posizione. Prendiamo aria, fuori aria, apriamo il braccio destro verso dietro. Se riusciamo, segniamo la mano con lo sguardo, se no manteniamo lo sguardo in avanti, e ritorniamo. Prendiamo aria, ripetiamo dall'altra parte. Fuori aria, mettiamo a sinistra, apriamo il braccio sinistro, torniamo in avanti, eccetera. Se serve una pausa, risaliamo su, però continuiamo. Fuori aria, addome stretto dentro, schiena tonda, il braccio verso dietro, le ginocchia spingono verso il basso, fuori aria, ritiriamo, facciamo il due, fuori aria, prendiamo ritorniamo al centro e poi scendiamo totalmente giù, piano piano, con il più possibile controllo, scendiamo a terra. Rilassiamo un po' i nostri muscoli delle anche, che se non li lavoriamo spesso potrebbero darci un po' di fastidio. Braccia lungo il corpo, gambe parallele e facciamo il ponte. Quindi prendiamo aria, fuori aria dal bacino che ruota verso l'alto, spingiamo sui nostri piedi, saliamo su, portiamo il peso tra le spalle, prendiamo aria, fuori aria scendiamo dal petto. Attacchiamo giù la schiena una sola volta, ormai lo sapete, e ritorniamo. Ancora due. Fuori aria, saliamo. Rilassiamo la gola, prendiamo aria, fuori aria giù. Glutei stretti, addome attivo, l'ultimo. Prendiamo aria, fuori aria su. E lentamente di nuovo scendiamo. Portiamo sulle gambe, mani sotto le ginocchia e risaliamo su. Torniamo nella nostra posizione. Quindi uniamo di nuovo le piante dei piedi, in avanti, le ginocchia divaricate verso l'esterno. Da qua le mani sempre in avanti, curviamo un po' la schiena come abbiamo fatto prima, un po' di meno, senza scendere troppo. Schiena tonda all'interno. Proviamo a sfidarci. Prendiamo aria. Fuori aria, la gamba sinistra spinge a terra, andiamo a sollevare un po' la gamba destra mantenendo la stessa posizione della gamba. Scendiamo giù, prendiamo aria, fuori aria cambiamo e solleviamo l'altra gamba. Di quanto riusciamo? Può essere solo poco, poco, poco o un po' di più. Quindi prendiamo aria, fuori aria su, addomini dentro, spalle giù, petto aperto, gola lunga. Prendiamo aria giù. Fuori aria su, quindi le ginocchia spingono verso il basso, mentre l'altra gamba si solleva mantenendo sempre questa apertura.
fuori aria su, prendiamo aria giù, ancora 4, fuori aria 3, 2. Cioè in pratica stiamo facendo la riabilitazione dell'anca. Da qua abbiamo due alternative, possiamo continuare come abbiamo appena fatto una gamba per volta, se ci vogliamo sfidare mantenendo le piante dritte, stacchiamo tutte e due le gambe, riposiamo, prendiamo aria, fuori aria di nuovo su. Una Piena cosa sempre in semplice, ritmo, semplice. se vogliamo, però continuiamo una gamba alla volta. Prendiamo aria, fuori aria su, gambe divaricate, dobbiamo sentire anche un po' l'attivazione di questi muscoli esterni. Fuori aria su, ancora 3, fuori aria solo 2, l'ultimo, poggiamo di nuovo i piedi, proviamo a rotolare totalmente, torniamo sul tappetino. Torniamo sul tappetino e prima rilassiamo un po' i muscoli delle gambe. Quindi di nuovo fuori aria, saliamo, sentiamo l'allungamento in questa zona con le ginocchia che puntano in avanti, fuori aria, scendiamo. Questa è la nostra piccola pausa di rilassamento. Ancora su, prendiamo aria, fuori aria, scendiamo. Facciamo l'ultimo, che ci siamo abbondantemente riposati, e riscendiamo. Riportiamo sulle gambe e ci aiutiamo di nuovo a salire un'altra volta sul tappetino. Da qua, ovviamente, ritorniamo con le piante dei piedi unite, le ginocchia divaricate verso l'esterno, stessa posizione di prima, e portiamo sulle braccia all'altezza delle nostre spalle, mantenendo la pressione, la leggera pressione delle ginocchia verso il basso, come se volessero toccare terra. Prendiamo aria, fuori aria, ruotiamo il petto e lo sguardo verso sinistra, prendiamo aria, torniamo al centro, fuori aria e arriviamo dall'altra parte. Quindi manteniamo il peso sempre sui glutei e sugli ischi, la schiena dritta, la testa che vola verso l'alto, mentre ruotiamo il petto. Prendiamo aria, centro. Fuori aria, ruotiamo. Io tocco come sempre il pinguino dietro di me. Ancora due. Prendiamo aria, fuori aria, ruotiamo. Sto accarezzando. Da qua, poggiamo la mano sinistra, le ginocchia continuano a spingere verso il basso e flettiamo col braccio sopra la testa. Prendiamo aria, centro. Fuori aria e andiamo dall'altra parte. Le gambe non si devono muovere dalla posizione mentre muoviamo la parte alta. Allunghiamo il braccio, sentiamo l'allungamento del nostro fianco, torniamo al centro, prendiamo aria, andiamo dall'altra parte, allunghiamo il braccio, teso sopra la testa, fuori aria su, prendiamo aria su, ancora due, l'ultimo. E da qua finiamo i due movimenti. Quindi apriamo le braccia, fuori aria, ruotiamo verso destra, prendiamo aria centro, fuori aria, ruotiamo sinistra. Da qua poggiamo la mano sinistra, flettiamo e facciamo una circonferenza verso il basso, curvando la schiena, mantenendo sempre le gambe ferme, risaliamo dall'altra parte, torniamo al centro. E ripetiamo, fuori aria sinistra, prendiamo aria, fuori aria destra, poggiamo la mano, le ginocchia spingono verso il basso, i glutei stanchi sul tappetino, addome dentro, continuiamo la schiena e risaliamo dall'altra parte, allungando il braccio. E di nuovo ripetiamo, lo facciamo ancora 2 volte, fuori aria, prendiamo aria, fuori aria. Allunghiamo, curviamo la schiena, quindi per passare dall'altro lato facciamo un pochino così,
flessione, un grande cerchio del braccio interno, saliamo e ripetiamo dall'altra parte. L'ultima volta. Fuori, aria, per incoraggiare il braccio, i denti che spingono a terra, il braccio nella testa, lettiamo la schiena e risaliamo. Andiamo di nuovo giù sul tappetino e rilassiamo di nuovo un po' il nostro corpo e torniamo nella posizione del ponte. Stavolta aggiungiamo qualcosa in più. Quindi spingiamo con le braccia, con le mani verso terra, stacchiamo il bacino come abbiamo fatto prima. Quindi mani attive a terra, la gamba sinistra spinge sul tappetino, glutei attivi, bacino. Mettiamo la gamba destra e distendiamo verso l'alto. Ci sfidiamo proprio tanto. Fuori aria, la gamba scende in avanti all'altezza dell'altra. Prendiamo aria, la gamba su. Il bacino non deve ruotare, bacino fermo. O gamba tesa, o possiamo farlo anche con la gamba piegata, la gamba scende e sale. Se è troppo per noi, continuiamo come abbiamo fatto prima. Quindi solo sali, scendi, tutti i piedi. Quindi tre alternative, o gamba piegata o gamba tesa. Ne facciamo ancora tre, prendiamo aria su, fuori aria giù, ancora due, gola morbida, sguardo verso l'alto, l'ultimo, gamba su, pieghiamo, poggiamo, srotoliamo e ripetiamo dall'altra parte. Prendiamo aria, fuori aria su, stacchiamo la gamba sinistra, spingiamo con fuori aria, la gamba scende in linea con l'altra senza andare oltre. Prendiamo aria, piede al soffitto, fuori aria. Le mani ci aiutano, spingono a terra, ci aiutano a tenere sollevata la schiena. Ancora tre. Prendiamo aria, fuori aria, giù, ancora due. L'ultimo, fuori aria, e riportiamo sulla gamba. Pieghiamo, scende di nuovo il piede, srotoliamo la schiena, allunghiamo le gambe e divarichiamo un po' stavolta verso il bordo del tappetino, va bene. Se siamo su un tappeto più grande, ovviamente non facciamo la spaccata, va bene la larghezza delle spalle. Da qua portiamo su il braccio destro. Indirizziamo il braccio destro verso la gamba sinistra. Prendiamo aria, iniziamo a sollevare la testa e le spalle, fuori aria, aiutandoci anche con la mano sinistra a terra, un po' ci possiamo aiutare, curviamo la schiena e portiamo la mano verso il piede opposto, di qua. Diamo un po' la variazione per Adriana, Diana. Ora la do. Poi ruotiamo al centro, spostiamo la mano a destra, scendiamo dall'altra parte, sempre col braccio che può scivolare e poi ripetiamo dall'altra parte, quindi sale la mano sinistra verso la gamba destra, passiamo per il centro, scendiamo dall'altra parte. Adriana, allora puoi rimanere seduta, gambe tese se riesci vanno bene, se no puoi anche piegarle, e ovviamente lo fai un po' più piccolo, quindi non scendi fino a giù. E puoi sempre fare con il braccio verso la gamba opposta, fuori aria. Ti puoi aiutare con la mano, se no se te la senti la puoi togliere. Risali, centro, e vai dall'altra parte. Quindi la parte di sopra del corpo farà lo stesso movimento, però non scendi fino a terra, mantieni le gambe o tese o piegate. Come alternativa anche se non dovesse salire. Diciamo. Quindi fuori aria saliamo, intanto voi mi avrete fatto 300 forze e vedete, prendiamo aria, fuori aria, su, allunghiamo il braccio, curviamo il piede. Quindi la mano che rimane poggiata a terra ci aiuta, ma non fa il lavoro lo sentiamo sulle anche e sull'addome. Facciamo gli ultimi due, quindi l'ultimo per lato, fuori aria. Ci curviamo avanti, lentamente scendiamo giù,
Proviamo. L'ultimo, prendiamo aria. Fuori aria, puntiamo verso destra. Scivoliamo al centro. E scendiamo a sinistra. Lentamente. Vieniamo le gambe. E ci aiutiamo di nuovo a salire, quindi senza troppo sforzo. Risaliamo su e torniamo quindi sul tappetino. Anche qua vi darò due alternative, una molto difficile e una più facile. Allora, parto dalla più facile. Portiamo le ginocchia unite, un ginocchio tra l'altro, la mano un po' più lontana della spalla. Alternativa quindi più facile, spingiamo sulla mano, quindi portiamo il peso verso la mano destra e saliamo su. Da qua dobbiamo lavorare le nostre anche, quindi che facciamo? Puntiamo il piede a terra, apriamo verso l'esterno l'anca e richiudiamo. Quindi il ginocchio verso su, buttiamo fuori aria, prendiamo aria e scendiamo, mantenendo il bacino fermo, quindi non deve ruotare. Se proprio non riusciamo a stare sulla mano, lo facciamo a terra. O anche la terapia più difficile però, per chi proprio è professionista del Pilates. Sempre con la mano appoggiata a terra, le gambe tese, le caviglie non toccano il tappeto. Stesso movimento, difficoltà però maggiore. Prendiamo aria, fuori aria, ne facciamo 5, 4, 3, 2, fuori aria, su, prendiamo aria, l'ultimo, allunghiamo di nuovo la gamba e lentamente scendiamo. Riposiamo la mano alla spalla e andiamo dall'altra parte. Quindi se proprio non riusciamo a stare col peso la mano sul braccio, possiamo stare a terra. Un'alternativa che ci fa faticare ma non troppo, le ginocchia piegate, e apriamo da qua, stesso movimento, apriamo e chiudiamo l'anca. Possiamo tenere la mano sul bacino per assicurarci che non stia ruotando. E l'alternativa per i coraggiosi, di nuovo gambe tese, facciamo passare la gamba sull'altra, quasi una mossa di danza, fuori aria, apriamo. Andiamo a richiudiamo. Quindi anche qua il bacino deve rimanere fermo. L'appoggio sulla mano, ma le spalle giù. Facciamo 5, 4, fuori aria dietro, 3, 2, l'ultimo. Riallunghiamo la gamba e scendiamo di nuovo a terra. Rilassiamo i polsi e le spalle. Se ci fanno male le anche, rimaniamo seduti sul tappetino e adesso divarichiamo le gambe quanto riusciamo anche qui. Un'apertura che ci viene comoda e che non ci fa male. Il peso sui glutei, la schiena dritta, quindi inutile che apriamo molto le gambe e poi stiamo. Sì, quindi. Quindi se serve anche le gambe più chiuse, ma una buona postura. Da qua apriamo le braccia verso l'esterno, mani all'altezza delle spalle, lavoriamo proprio con le nostre gambe. Quindi mantenendo i talloni ben poggiati a terra, pieghiamo un ginocchio, portando il tallone che spinge verso fuori e le punte verso gli altri, piede a martello. Allunghiamo. E ripetiamo dall'altra parte. Prendiamo aria, fuori aria su. Quindi i talloni sono fermi, non scivolano per far salire il ginocchio, ma rimangono fermi in questa posizione. Non importa quanto abbiamo aperto le gambe, possiamo fare questo esercizio lo stesso. Fuori aria su, prendiamo aria. Ancora 4, 3, 2. No, proviamo tutte e due assieme. Su tutte e due le ginocchia, talloni, piedi a martello. Quindi sentiremo sia il lavoro delle nostre anche, sia un po' di allungamento, un po' per riduttivo, sulle nostre gambe. Ne facciamo ancora tre.
Ancora due. L'ultimo. Rimaniamo in posizione e da qua prendiamo aria. Fuori aria, flettiamo verso destra. Come abbiamo fatto prima, il braccio si allunga mentre il braccio sinistro viene sopra la testa, ma i glutei rimangono a spingere a terra, quindi non si sollevano. Allunghiamo, richiamiamo dal fianco opposto, buttiamo fuori aria, torniamo al centro e cambiamo lato. Prendiamo aria, allunghiamo il braccio nella stessa direzione, fuori aria, dall'addome riportiamo spalle sul bacino, i glutei incollati a terra, non si sollevano i glutei nemmeno il tallone. Quindi se la posizione, come dicevo prima, dà troppo fastidio, chiudiamo un po' di più le gambe. Fuori aria, giù, braccia tese, non scendiamo più braccio a terra. Prendiamo aria, apriamo le costole, sentiamo il nostro respiro quasi laterale. Fuori aria, ancora 4. Ancora 3. Prendiamo aria, fuori aria, su. 2. Torniamo al centro e rilassiamo anche un po' le nostre spalle. Da qua, da questa posizione, se serve ci aiutiamo con le mani perché so che per qualcuno è traumatica questa posizione, portiamo il tallone destro verso il bacino, lasciando la gamba sinistra tesa. Come abbiamo fatto adesso, allunghiamo il braccio sinistro verso il piede sinistro, sposto un po' più centro, e allunghiamo. Torniamo al centro, prendiamo aria. E ci concentriamo un po' di più su questa gamba. Ne facciamo ancora 3. Ancora 2, bacino fermo a terra. L'ultimo, rimaniamo qua. Allunghiamo le mani, prendiamo aria. Fuori aria, rotiamo il petto e lo sguardo verso il ginocchio. Prendiamo aria e torniamo a guardare in avanti verso lo schermo. Fuori aria, giù, spalle lontane da te, braccia a destra. Ancora 3, prendiamo aria, fuori aria 2, l'ultimo, fuori aria 2, torniamo a guardare in avanti, torniamo al centro, rilassiamo di nuovo le spalle e cambiamo. Io mi sposto, se no non c'entro lo schermo, pieghiamo la gamba sinistra, allunghiamo la destra e ripetiamo dall'altra parte. Quindi su le braccia, prendiamo aria, fuori aria, ci allunghiamo verso il piede, non importa sempre quanto scendiamo, può essere anche più piccolo, questo massimo va bene, dobbiamo solo scioglierci un po' di più e fare un po' più pilates. Fuori aria, giù, ancora due, allunghiamo, sempre i glutei fermi a terra. L'ultimo, prendiamo aria, fuori aria, di nuovo ruotiamo, bacino fermo, lo sguardo e il petto che guarda il ginocchio, prendiamo aria avanti, sorridenti verso lo schermo, fuori aria, guardiamo. Ancora 3, fuori aria, ancora 2, l'ultimo, fuori aria, e ritorniamo. Apriamo, rilassiamo le spalle e riportiamo indietro la nostra gamba. Piedi alla larghezza delle spalle, quindi abbastanza lontani, rilassiamo un po' le nostre anche portando il ginocchio verso l'interno, o anche toccare terra, centro e scendiamo dall'altra parte, facendo ruotare anche un po' il corpo. E da qua andiamo pancia in giù. Adriana, per te la cara quadrupedia. Do prima la spiegazione per gli altri e poi Adriana ti raggiungo subito. Ti raggiungo. Allora, testa comoda, quindi una mano sopra l'altra, la fronte poggiata sul dorso delle mani.
Io non appoggio se no non mi sentite, però così. Da qua portiamo i talloni su, come abbiamo fatto prima, le ginocchia un po' divaricate, con la posizione a diamante, ginocchia verso l'esterno, verso il body a tappetino, talloni uniti, piedi a V praticamente, piedi da ballerina, talloni uniti, punti verso l'esterno. Da qua rilassando la testa a terra, stringiamo i glutei. Prendiamo aria, fuori aria, stacchiamo le ginocchia, prendiamo aria e scendiamo giù. Quindi spingiamo i talloni verso l'alto, stacchiamo le ginocchia da terra, prendiamo aria e riposiamo. Adriana, in quadrupedia non puoi sollevare entrambe le gambe, puoi fare un ginocchio per volta, puoi mantenere la gamba piegata, spingere il tallone verso l'alto, ripoggi, prendi aria, fuori aria su. Mantenendo il bacino fermo, quindi attenzione a non ruotare, ora ti ho esagerato troppo, non ruotare, fare movimenti del genere, la tavola apparecchiata, come dice sempre Francesca. Queste perle vanno ricordate. Giusto per ricordarci anche le forme, penso. Ancora su, facciamo gli ultimi. Ancora 5, 4, 3, 2, l'ultimo rimaniamo su, sfidiamoci, Adriano ti puoi ancora alternare, noi altri rimaniamo con le ginocchia su, glutei stretti, se fa male la schiena abbassiamo un po' di più, ma proviamo a sfidarci, a spingere verso l'alto. Resistiamo qualche altro secondo, continuiamo a respirare. Come se fossimo al mare sul lettino, tranquillamente, possiamo fare anche questo esercizio al mare, ce lo possiamo ricordare. Insomma. Lentamente Pensate che Diana ricordiamo fa questo in spiaggia, pensate a Diana sul lettino fa questo. ogni tanto sì, potreste trovarmi così al mare. Mani sotto le spalle, ci tiriamo su e riposiamo un attimo la schiena nel fanciullo. Riposiamo qualche secondo. Srotoliamo la schiena e torniamo su. Da questa posizione portiamo la gamba sinistra in possiamo regolare noi in base all'intensità della posizione. Quindi se sentiamo fastidio, il ginocchio può essere abbastanza vicino al nostro tallone. Se ce la sentiamo, facciamo scivolare la gamba più dietro e manteniamo quindi questa apertura con il tallone sinistro sotto il ginocchio sinistro, la gamba destra più dietro che riusciamo. Da qua manteniamo qualche secondo e iniziamo a sentire l'allungamento quindi della gamba che sta dietro, il quadricipite destro. Stacchiamo le mani dal ginocchio se siamo ancora qui e le lasciamo accanto al corpo. Mi giro per farvi vedere meglio. Da qua quindi questa posizione. Prendiamo aria, fuori aria, se riusciamo mettiamo a terra e flettiamo il braccio sinistro oltre la testa, quindi lo stesso, no, mi sono confusa, l'altro braccio, ecco, il braccio destro, abbiamo la gamba sinistra avanti, il braccio destro oltre la testa. Prendiamo aria, torniamo al centro, fuori aria, flettiamo. Può essere anche più piccolo, mantenendo la mano qua e flettiamo di quanto riusciamo. Sentiamo l'allungamento in questa zona della gamba. Quindi gamba sinistra avanti, braccio destro, poi aria, tallone sotto il ginocchio della gamba destra, la gamba sinistra come prima la regoliamo.
da qua, quindi gamba destra avanti, usiamo il braccio sinistro. Ho la mano sul ginocchio, la mano a terra, prendi la mano, coriare flettato. Prendi la mano, coriare di nuovo. Non chiudiamoci davanti, cerchiamo di andare un po' più verso il lato, verso dietro. Ancora tre, coriare, prendiamo aria, due, uno, andiamo, torniamo al centro e come prima, lentamente riportiamo il peso verso dietro. Ginocchia, ci rilassiamo più a terra, direi di tornare un'ultima volta in questa posizione, perché no, e anzi adesso rispetto all'inizio cerchiamo di buttarla un po' più sullo stretching, quindi se ce la sentiamo possiamo avvicinare un po' di più i talloni di quanto ce la sentiamo e da qua rilassiamoci un po' sentendo questo fastidio all'esterno e anche un po' all'interno, le mani o sulle ginocchia, o sui piedi, o a terra, dove preferiamo, rilassiamo un po' il nostro collo. Quindi facciamo delle circonferenze con la testa e respiriamo normalmente, cercando di mantenere le nostre ginocchia spinte verso il basso. Ovviamente se dà troppo fastidio, le riportiamo in avanti, o possiamo anche abbandonare tutto e lasciarle piegare. Cambiamo verso il cerchio, verso la testa, solo un altro, ci fermiamo al centro, posizione abbastanza comoda delle gambe, sempre a diamante, mani unite, in giro, prendiamo aria, portiamo le braccia verso l'alto che spingono un po' verso dietro, mantenendo come prima le ginocchia che spingono verso il basso. Quindi sentiremo di nuovo il lavoro nella schiena. Fuori aria, ci curviamo, le ginocchia spingono verso il pavimento, la schiena si curva e risaliamo. Prendiamo aria, le mani spingono verso l'alto, il petto verso su, braccia un po' più, vogliono andare verso dietro. Prendiamo il respiro profondo, spalle giù. Fuori aria, ci curiamo, lo facciamo altre due volte, prendiamo aria su, divarichiamo le gambe, gli altri piedi, fuori aria, ci curiamo, l'ultima volta, prendiamo aria, fuori aria, scegliamo il braccio, scegliamo le nostre gambe, se ci danno fastidio possiamo sciogliere un po' così, o un po' ammorbidirne battendo la terra, e la nostra lezione sulle anche si è conclusa. Benissimo. Wow, sono stanca solo a guardarti, Diana. Ci credo. Io mi sono allenata stamattina con la cassarina, noi vediamo il plato. Molto bene, molto bene. Abbiamo finito anche oggi la lezione, speriamo tanto che vi sia piaciuta. Poi nel frattempo si sono collegati gli altri, Monica, abbiamo Maschietti, Fabio, quindi abbiamo sia un pubblico maschile che femminile, per questo siamo molto contente, perché Pilates è per tutti, non è esclusivamente solo per le donne, ma è per tutti, anche per i bambini, quindi... Siamo contenti, insomma, che tutti quanti... Vediamo se riesco a mostrarvi di nuovo. Ok. Non fa niente. È bloccata. Però c'è. Sorridente. Lorella, alla prossima. Sì, Lorella, noi ci vediamo venerdì, sempre alle 17, con la lezione... Apri le spalle ed espandi il respiro, quindi
andremo sempre a lavorare sulla respirazione, sui muscoli delle spalle. Andiamo a fare sempre la nostra introduzione. Vi auguriamo a tutti una buona serata e Diana, siamo molto contenti di aver passato questa oretta con voi. Salutiamo Antonella Ricioppo dell'Axign, Antonella Ricioppo dell'Associazione di Rosa e Franca Ferrami, presidente dell'Axign Cosenza, i nostri due partner in questa iniziativa. Ci vediamo venerdì e un abbraccio a tutti. Buona serata. Ciao. Ciao a tutti.